non vuole essere un protocollo sterile la firma di un documento, ma è un impegno d'onore che ognuno di noi ha preso per far sì che una donna violata in qualunque modo, dal punto di vista fisico e da quello psicologico, possa avere un percorso di rete che la porti dalla denuncia alla serenità e alla sicurezza sociale. Così il prefetto di Vibo Valentia presenta il percorso Rosa, un patto suggellato dalla firma di un protocollo d'intesa che vede la partecipazione di tutte le forze dell'ordine e degli enti istituzionali del vibonese. La sottoscrizione del protocollo per la prevenzione ed il contrasto della violenza su donne e minori è avvenuta nella sede della prefettura. Basterà una denuncia a fare scattare il cordone di sicurezza attorno alla vittima. Il progetto, che a breve sarà dotato anche di un numero telefonico dedicato, e coordinato dalla presidente facente funzioni del Tribunale di Vibo Valentia, Lucia Monaco. È l'avvio sicuramente di un dialogo condiviso tra tutte le istituzioni su una tematica di rilevante importanza, una rinnovata sensibilità che pone la donna e la violenza domestica e non solo al centro di un'attenzione non soltanto giudiziaria ma anche sanitaria, anche sociale, così come deve essere. Da Vibo Valentia per l'ACI News 24.